Ciao, quindi bentornati alle lezioni online di Tai Chi che continua la nostra avventura. Adesso abbiamo anche i gadget. Cioè, ragazzi, al terzo mese di abbonamento c'è un gadget in regalo. Cioè, non ho... perché qualcuno mi ha chiesto se ci sono le magliette, però a me mi stanno piacendo molto le tazze di caffè. Quindi nel Tai Chi non è necessario in cinese parlare il cinese. Per esempio, nel saluto si fa questo. E cosa vuol dire? Questo ha un significato. Ogni movimento ha un significato. Questo significa il dito piegato così, ascolto l'insegnante, cioè essere un pochettino umili, perché in cinese si fa l'inchino e anche in giapponese. Quindi questo è l'inchino. Poi le dita assieme sarebbe amicizia. Perché se prendiamo un dito, crack, si rompe. Se le prendiamo insieme invece è più robusto. Quindi questo significa l'amicizia insieme ci fa più furti. Quindi l'inchino vuol dire umiltà e ascolto, perché c'è un yin e yang nell'orecchio quando facciamo il tai chi. Quindi c'è l'amicizia e poi la forza. Però il pugno del Tai Chi non è come quello della box o quello del karate, ma è rilassato, aperto, come se guardo il cannocchiale, perché è più filosofico il Tai Chi. E quindi si va assieme e si fa un leggero inchino come all'inizio della lezione per rilassare qua i meridiani. Quindi mi rilasso, massaggio e anche le spalle devono essere in rilassamento con l'apertura del meridiano superiore. Qualcuno dice Huo, cioè the greeting of Tai Chi, cioè che Huo, o qualcuno dice Hom, dipende. Anche da chi è stato il tuo insegnante, non c'è una regola come in altri. Nel karate dicono un certo saluto, nel jeet kune do un altro, nel tai chi boh, quello che ti viene in mente, perché hai la mente in wuxi, cioè libera dal condizionamento, e quindi vai anche solo a respirare. E ricordate, indossate il vestito del tai chi. Fate i vostri 5 minuti, così trovate l'entusiasmo per il giorno dopo, perché il Tai Chi è questo, è introdurlo nella quotidianità, perché ha questo effetto benefico che le altre arti marziali invece sembra hanno un po' perso, perché sembra che ci dobbiamo fratturare per diventare migliori. Abbiamo l'idea che devi diventare Jackie Chan per imparare le arti marziali, il Tai Chi fa il contrario. Devi rilassare, curarti, trovare il medico interiore o il maestro interiore, e quindi questo ha un effetto poi benefico nell'artrite, nel diabete e nelle malattie psicosomatiche. Quindi ci vediamo alla prossima lezione.